qualunque scelta prenderanno, io mi impegno a rispettarla. Nelle puntate precedenti, il sindaco uscente De Nuzzo si fidanza con il PD di Maurizio Bruno, ma la vice sindaca Passaro si oppone all'unione e minaccia, in vista delle amministrative, il disimpegno della civica Libera Francavilla. E infatti, come da copione, ecco che nella serata di lunedì, durante la riunione di maggioranza, si è consumato il divorzio. Il matrimonio con il PD, con tanto di Movimento 5 Stelle testimone, è stato infine consumato, come Michele comanda. Sul versante del PD confermo che abbiamo avviato questo dialogo proprio per arricchire quella proposta di altri punti di vista, di altre sollecitazioni, delle osservazioni di tante persone che gravitano intorno, di tante persone per bene, non sto neanche a dirlo, che gravitano intorno a una forza politica col PD, che ha manifestato interesse, che ha manifestato curiosità. Vogliamo alimentare questo dialogo ragionando intorno ad alcuni punti programmatici dai quali non si può prescindere. Eppure le novità nella città degli imperiali non finiscono mai e anzi, al netto della difficile collocazione di Azione, si prospettano clamorose anche sul fronte centrodestra. Centrodestra nel frattempo ha praticamente chiuso tra Lippolis il suo avversario. Questo non lo so, perché non è un tavolo al quale mi sono seduto io. Come dire, mi auguro una bella competizione nell'interesse della città.